Ben ritornato a Luca. Grazie. Crecco. Grazie. Ci mancavi un po' qui in postazione? Sì. Bentornato. Siete mancati. Grazie. Allora, partiamo dalla fine. 96esimo, Lescano ti mette il pallone davanti al portiere dopo che hai fatto una bella corsa e ti sei proposto sul recupero palla di Aloy. Bentornato Crecco con il gol e con la vittoria. Sì, sono contento. È stato bravissimo Lescano a venirmi in sovrapposizione e poi comunque mettermi davanti alla porta. Sono contento comunque per la vittoria e per come stiamo affrontando questo inizio di campionato. E niente, spero di contribuire a dare una mano alla squadra, perché siamo una squadra comunque forte e vogliamo far bene. Insomma, adesso però raccontaci come sta la gamba. No, la gamba sta bene, ancora non sto al 100%, però è normale, sono rientrato da neanche 3 settimane. Però piano piano mi rimetto al 100% e sono a disposizione del mister. Oggi sei entrato al posto di Luca Mora, quindi da mezzala sinistra, che è un po' il tuo ruolo preferito. Però puoi giocare anche da terzino, in questo Pescara puoi dare tanto. Sì, vabbè, io nasco mezzala come sapete, però l'anno scorso ho fatto tutto il campionato terzino e mi sono trovato bene. Mi è piaciuto molto come ruolo, però sì, oggi sono entrato come mezzala, posso... Il mister lo sa, ne abbiamo parlato, posso giocare in qualsiasi ruolo sulla fascia, quindi come dicevo prima sono a disposizione. Mi dici cosa hai pensato quando ti ha dato la palla Lescano e hai fatto gol? Ho visto un gesto di liberazione dalla mia postazione. Non è stato facile, sti mesi sono stati duri per me. E... Un po' emozionato. Sì, perché sono un ragazzo che comunque per me il calcio è tutto, e sta fuori... Per così tanti mesi non mi era mai capitato e sono davvero contento. Resta con noi Luca. Massimo, ti assicuro che Luca Crecco ha le lacrime agli occhi, è emozionato. Ecco, vedi, si sta asciugando le lacrime. Mi dici a chi dedichi questa giornata speciale per te? Oggi è il compleanno della mia ragazza, quindi... Lo sapevo, l'avevo visto sui social. Dedico a lei il mio gol, infatti le ho anche fatto un segno, anche se non ha visto la partita, però lo dedico a lei.